Popolo giallo-rosso, buongiorno a tutti voi, buona domenica a tutti voi, nuovo video di giornata. Allora, continuiamo a fare le nostre valutazioni sulla Roma dell'anno scorso. Quest'oggi ci occupiamo dei difensori e poi nel video cerchiamo di anche di analizzare il mercato di quest'anno con Mourinho e vedere che cosa dobbiamo puntellare in difesa per cercare di migliorare comunque una difesa che l'anno scorso ha preso veramente, ma veramente tanti tanti gol. Comunque, partiamo subito. Allora, partiamo dai difensori laterali. Kastrop e Spinazzola. Io penso che l'anno scorso abbiano fatto una stagione sufficiente. Specialmente Kastrop l'ho visto crescere veramente tanto dal punto di vista sia tattico che caratteriale, è migliorato molto anche in fase difensiva e devo dire che è stato uno dei migliori della Roma l'anno scorso Kastrop, a cui diamo un 6 più. Lo stesso discorso vale per Spinazzola, io penso che saranno anche i titolari di Mourinho, non credo che Mourinho farà delle cose eclatanti sulle fasce. L'unico problema di Leonardo purtroppo sono i continui infortuni, specialmente muscolari, che lo condizionano e che comunque fanno sì che gran parte della stagione lui la passi in infermeria, anche se forse quest'anno un po' meno, ma purtroppo sta in nazionale e ancora non è rientrato adesso dall'infortunio che aveva patito, se vi ricordate bene, nella semifinale di Europa League a Manchester. Anche lui diamo un 6 più. E poi dobbiamo fare delle valutazioni, ragazzi, perché il resto dei difensori laterali che abbiamo in rosa praticamente dobbiamo valutarli, perché sicuramente Santon sta sul mercato e andrà via, su questo non ci sono dubbi. Toccherà vedere cosa vorrà fare Mourinho quando parlerà con i vari Calafiori, Reynolds e Florenzi, che sembra rientrare dal prestito al PSG. È chiaro che uno di questi tre sicuramente andrà in prestito. Io penso che Reynolds andrà in prestito perché comunque deve fare gavetta, deve cercarsi una squadra che lo faccia giocare con continuità in modo da valutare veramente il calciatore, a cui diamo un senza voto perché chiaramente l'abbiamo visto in due partite e non possiamo valutarlo. E vedremo anche se Calafiori rimarrà e crescerà sempre più come ha fatto l'anno scorso, magari giocando più partite, oppure se anche lui in questo caso verrà dato in prestito per farsi un po' le ossa, diciamo. E lo stesso discorso vale per Florenzi. Io penso che Florenzi non rientri nei piani dell'allenatore, però toccherà verificare a quel punto se rimarrere e fare comunque l'alternanza col Casero, oppure no. A Calafiori anche diamo un 6 più per le prestazioni dell'anno scorso. In quest'ottica, ragazzi, io penso che a seconda di quello che deciderà la società e l'allenatore con questi tre giocatori, si comunque punterà un esterno un po' tuttofare, sia che possa fare la fascia destra e sinistra. In questo caso il nome che circola di continuo è quello di Nuno Tavares del Benfica, che conosce molto bene Pinto e che può fare entrambe le fasce, nazionale under 21 portoghese, per cui quello è l'osservato speciale. Passando ai difensori centrali, ragazzi, io in teoria noi siamo coperti perché Mourinho gioca a 4 dietro, ne abbiamo 5 di difensori centrali, fermo restando che Fazio andrà via anche lui sicuramente, a cui diamo un 5 per la stagione scorsa, ma era abbastanza prevedibile. Rimangono gli altri quattro, vale a dire Smalling, Kumbulla, Ibanez e Mancini. Io penso che i titolari di Mourinho potrebbero essere al 90% Mancini e Smalling. Mancini l'anno scorso, ragazzi, è stato veramente il difensore migliore che abbiamo avuto. È cresciuto tanto a livello tecnico, a livello caratteriale. Tante volte si è preso lui sulle spalle la squadra. È sempre stato l'ultimo a mollare anche in quelle partite in cui magari aveva fatto qualche errore. È cresciuto tanto, ragazzi, è cresciuto tanto. Io gli do 6 e mezzo per quello che ha fatto l'anno scorso, perché veramente è stato uno che ha sempre dato tutto in campo.
L'incognita, ragazzi, rimane Smalling. Smalling perché a noi Smalling serve come il pane, ma serve lo Smalling del primo anno di Roma, che era stato un difensore affidabilissimo, di rendimento, che dava veramente tanta sicurezza e tranquillità al reparto. Quello di quest'anno, purtroppo, a cui diamo 5, non ha quasi mai giocato 4-5 partite di seguito, ragazzi. Magari avrà inciso anche il fatto che, essendo arrivato a fine mercato, non ha fatto una preparazione adeguata col Manchester, visto che non rientrava nei piani della squadra inglese, magari si è allenato diversamente dalla prima squadra. Fatto sta, ragazzi, che quest'anno ne ha passate di tutti i colori e a noi serve lo Smalling, ripeto, del primo anno, perché altrimenti è un problema. È un problema perché poi toccherà verificare anche lui il rapporto con Mourinho che ha avuto quando stava a Manchester, perché lui non giocava con Mourinho, per cui anche da questo punto di vista sicuramente verrà valutata la situazione. Se Smalling rimarrà e avrà la fiducia di Mourinho e tutti ci auguriamo possa tornare il difensore del primo anno, va bene. Altrimenti la Roma dovrà virare comunque su un difensore centrale di livello, perché di solito le squadre di Mourinho hanno dei difensori centrali di livello. L'Inter del Tripedi aveva Samuel e Lucio, per dirti. Anche se nomi in questo caso non ne girano per niente, perché chiaramente, ragazzi, a parte Boateng, che viene un po' seguito da tutti e che sarebbe acquistabile a parametro zero, e un Sergio Ramos, che anche lui sarebbe acquistabile a un parametro zero, sono gli unici che mi vengono in mente che possano sostituire magari il buon Smalling in caso di partenza. Diciamo che il reparto arretrato è quello che dà meno preoccupazioni della Roma, perché comunque dei giocatori ci stanno, ci si può lavorare sopra e vedere se si può costruire una squadra solida a patto che si prenda, come ho detto nei video precedenti, un buon portiere. I reparti che hanno necessità veramente di intervenire massicciamente, ragazzi, secondo me sono il centrocampo e gli attaccanti. Rimangono Ibanez e Kumbulla, a cui diamo un 5 a tutte e due per la passata stagione. Kumbulla, ragazzi, è arrivato come uno dei difensori più promettenti della Serie A. È chiaro che è giovanissimo, ha 20 anni, ha poca esperienza in Serie A, perché anche l'anno scorso nel Verona non era titolare. La Roma lo ha pagato un bel po' di soldi. Diciamo che ha deluso un po' le aspettative, ma è anche vero che, ripeto, è giovane, deve fare esperienza, e soprattutto anche lui è stato falcidiato dagli infortuni quest'anno, per cui poi non è semplice trovare la forma giusta. Vedremo un po' se Mourinho riuscirà a tirar fuori il meglio da questo giocatore, o se valuterà anche in questo caso una partenza in prestito per farlo giocare con continuità. Ibanez invece, ragazzi, Ibanez aveva iniziato benissimo la stagione, poi si è perso, soprattutto dopo aver firmato il rinnovo di contratto, ha cominciato a fare errori abbastanza ingenui, entrate troppo irruente, errori troppo gratuiti, troppa sicurezza, nelle partite fondamentali ha fallito, quindi anche lui, diciamo, è sotto esame sulla lente di Mourinho. Vedremo se riuscirà anche lui a rigenerare questo giocatore, perché le potenzialità Ibanez ce l'ha sicuramente, ragazzi. A me certe volte, certe partite, che ho visto un Ibanez veramente concentrato, pronto, forte e sul pezzo, altre volte invece completamente perso. Quindi dobbiamo verificare il ragazzo cosa vuole fare da grande, fermo restando che comunque rimane un patrimonio della Roma, visto che gli è stato rinnovato il contratto recentemente. Ragazzi, questo era il video di oggi, disamina dei difensori, passata stagione e futuro. Fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale, tanti like e soprattutto aiutatemi a raggiungere questi benedetti 300 iscritti. Sono a 2,96, ragazzi, datemi una mano così festeggiamo insieme. Ci aggiorniamo poi nei prossimi giorni e faremo una disamina invece dei centrocampisti centrali, più che altro. Poi parleremo dei trequartisti, degli attaccanti, della passata stagione e di quello che ci serve quest'anno. Per adesso, ragazzi, vi saluto e vi auguro nuovamente una buona domenica.